Previdenza, salute e assistenza economica e sociale sono stati i temi dell'incontro formativo che si è svolto oggi nella sala consiliare della provincia di Chieti, un'iniziativa del patronato INCA della CGIL in collaborazione con INPS, INAIL, Cassa Forense e Ordine degli Avvocati di Chieti. La tutela giudiziaria nell'attività del patronato INCA CGIL è il titolo del convegno giuridico organizzato per fare il punto su temi sensibili che riguardano la vita dei cittadini, come maternità, indebiti previdenziali, risarcimenti per danni che emergono durante l'attività lavorativa, la situazione peggiorata a causa della pandemia, le più penalizzate le donne, ha detto durante l'incontro Anna Maria Bilato, componente del collegio di presidenza dell'INCA CGIL nazionale. Penso a tutto quello che ha dovuto pagare il mondo femminile rispetto appunto alla crisi pandemica, ma non solo questo, tutto quello che poi lo stiamo misurando, toccando con mano in questi mesi, in questo ultimo anno, dal punto di vista lavorativo e dal punto di vista occupazionale, come le donne stiano pagando il prezzo più alto di questo momento così difficile. In particolare noi come patronato INCA, che ci occupiamo di tutela individuale, perché appunto il nostro è un lavoro congiunto con la nostra organizzazione, con la CGIL, che si occupa di temi che riguardano la collettività, ma poi nello specifico l'INCA tutela e supporta i singoli lavoratori, le singole lavoratrici, e anche alcuni temi che stiamo affrontando oggi, ad esempio la tutela della maternità, è proprio un tema che tocca fortemente appunto il mondo femminile. Con l'attività del contenzioso e del contenzioso giudiziario che l'INCA promuove, il nostro appunto obiettivo è quello di portare a casa dei risultati importanti per le donne e per le lavoratrici, che spesso purtroppo si trovano appunto di fronte a storture normative o anche a vuoti normativi o interpretazioni dal punto di vista giurisprudenziali, a nostro parere, non conformi rispetto a quelli che sono i dettati normativi, e che per cui l'INCA in questo senso si attiva proprio a tutela di queste categorie di lavoratrici e di conseguenza anche di lavoratori.